Un saluto a tutti e bentornati su Zenith Factor. Eccoci con una nuova serie. Inizieremo la campagna in single player di Titanfall 2. Allora, come già saprete, quest'anno non ho preso né Call of Duty né Battlefield perché ho voluto dare la mia fiducia a Respawn Entertainment con questo secondo capitolo di Titanfall. Il primo capitolo, ragazzi, era eccezionale online, è uno dei giochi di questa generazione a cui io ho giocato di più. E è vero, aveva un gran difetto che era la mancanza del single player, però a me sinceramente non ha cambiato tantissimo, alla fin fine era un gioco sviluppato per online e io lo usavo per quello, per online. Chi ci giocava per la campagna non aveva senso perché non esisteva una campagna in Titanfall, era appena appena abbozzata. E alla fin fine erano partite multiplayer, i match della campagna, quindi alla fin fine era tutto multiplayer. Allora, in questa campagna ho visto che daranno molta importanza ai Titan, anche se non ho ben capito come, perché non mi sono voluto spoilerare la storia guardando i trailer e altra roba, ho visto solo il trailer d'annuncio, per il resto non so nient'altro. Ho provato la beta, che però è multigiocatore, quindi so qualcosina delle novità, ma non tutto. Bene, direi di iniziare questa nuova, ma freschissima campagna, in quanto è la prima, di Titanfall 2. Di tutte le cose viste sui campi di battaglia della frontiera, il pilota è il predatore per eccellenza. E beh, direi. Veloce e agile. Leggero, ma devastante. Perspicace. Intraprendente. E implacabile. E adesso qua è ultracazzuto. Una semplice parete diventa un'opportunità. Un pilota combatte in modo diverso. Esperto in manovre diversive, anche il più grande svantaggio diventa una risorsa. Ma ciò che davvero distingue un pilota da altri soldati e macchine sul campo di battaglia è il legame con il suo Titan. Sti cazzi. Quando è collegato al Titan, può essere fermato solo da una forza superiore o da un suo simile. Oh, con la spada. La frontiera è l'unica casa che abbia mai conosciuto. Per anni l'IMC ha devastato terre, rubato risorse, inquinato e distrutto pianeti, sterminato chi cercava di resistere. Nonostante le recenti vittorie su Demetra e altri pianeti, c'è ancora molto da fare prima di sconfiggere l'IMC. Ora, come fucigliere della milizia, lui combatte per liberare la frontiera. La strada per diventare pilota è ancora lunga. Ah, non si inizia subito come piloti. Arriverà, spera di esserne all'altezza. What figata? Il gauntlet del pilota. Ci siamo, fuciliere Cooper. Oh, dannazione. La nave deve aver spento e riacceso la capsula di simulazione dall'ultima volta. Va ricalibrata. Ok. Esecuzione test diagnostico scialuppa 2.1. Tutte le scialuppe modello 8 in zona verde. Così va bene, Cooper. Ok. Va bene. Andiamo. Vediamo quanto ti ricordi dell'ultima volta. Imposto collegamento neurale. Non è uguale a un collegamento Titan, ma gli assomiglia.
Per apprendere nuove abilità bisogna essere predisposti a farlo. Ah, molto meglio. Tecnicamente non ti dovrei addestrare, però vedo del potenziale in te. E poi siamo in guerra, non c'è tempo per le lezioni, no? Ah, bene. Ecco, salta su. Andiamo più veloci. Attivazione del jump kit. I jump kit si basano sulla stabilità rilassata. Una volta che il jump kit sarà calibrato con il tuo stile di movimento, noterai una mobilità migliorata naturale. Meraviglioso, vero? È ispirato al mio pianeta natale, Harmony. È bello, bello. È per questo che combattiamo, Cooper. Un mondo che non è tutto metallo e fumo. Bene, ora ti stai muovendo. Qua sotto, stai giù. Semplice doppio salto, segui il fantasma. Abbiamo riconquistato il 25% della frontiera dalla battaglia di Demeter. Ora la milizia è organizzata meglio. Nuova gente si aggiunge ogni giorno per combattere gli NPC. In combattimento niente va come previsto. La spada del Titan. Puoi usare qualunque arma trovi sul campo. Queste sono alcune delle armi in cui mi sono imbattuto. Andiamo al poligono. Carica la tua arma. Per una precisione maggiore, guarda attraverso il mirino dell'arma. Bene, esercitati di più se vuoi. Poi raggiungi il gauntlet. Io ragazzi, questa... Per me ragazzi, questa è l'arma migliore. Nel primo Titanfall quella che usavo di più. Cioè la sola che usavo praticamente. Ho provato a usare anche le altre, ma il fucile questo qua era il migliore secondo me. Bene, oggi ho un nuovo gauntlet per te. Vanno rispettati 2 minuti. Per continuare devi fare meglio. Segui il fantasma o trova il tuo percorso. I piloti devono trovare l'equilibrio in battaglia. La velocità è fondamentale, ma devi anche colpire i tuoi bersagli. Nel gauntlet alleneremo quelle abilità e non le padroneggerai. Vediamo come siamo andati. No, hanno sbancato uno. Bella che corsa. Sfiga. La bacheca dei risultati sul muro. È un nuovo record. Ognuno ha le sue debolezze e i suoi punti di forza. Quindi dove cazzo era? Scoprirai come migliorare guardando la bacheca dei risultati. Ora che ti sei riscaldato, se vuoi una vera sfida, puoi correre contro altri piloti fantasma. Vabbè, 25 però, secondi. Hanno registrato questi fantasmi sui possibile. Se li batti, sei a metà strada dall'essere un vero pilota. Vai avanti e affronta il gauntlet quanto vuoi. Quando avrai finito ti mostrerò una cosa speciale. No, basta. Hai fatto con il gauntlet? Sì. Vediamo che altro c'è. Bene, questo ti piacerà. È ora che impari l'altra metà dell'essere un pilota, il Titan. Chiamiamone uno. Quella non è una prerogativa dei piloti. È solo una simulazione, Cooper. Non è reale. Ma prima ci serve un altro po' di spazio. Quello è il mio partner, BT. Classe Vanguard. Tecnologia della milizia locale. Il primo telaio Titan progettato da noi. Fu il primo che non dovemmo rubare agli MC.
Forza, fuciliere, chiama il tuo primo Titan. Guarda su, in cielo. Eccolo. Vieni a casa, bello. Cazzo. Va bene, fuciliere, sembra che la situazione peggiori. Ti tiro fuori. Spegnimento di tutti i sistemi non è sentito. Ah, va, fa culo. Calma, Cole, è appena uscito dalla simulazione. Serve un minuto per la decompressione. Sarà pronto a partire, fidati. Sì, signore. Personale alle postazioni di battaglia. Cavolo succede? Occhio, ci uccidono. O almeno ci provano. Ottima sessione. Vedrai che ci farai la mano. Ti faremo diventare un pilota, fuciliere. Ma non oggi. Non c'è tempo. Lastimosa. Anderson. Figlio di puttana, ci vediamo laggiù. Oggi vedremo un nuovo pianeta. E forse ci moriremo. Speriamo di no. Ci vediamo laggiù, Cooper. Buona fortuna. Esci dalla capsula, Cooper. Ci vediamo alla navicella da trasporto. Per ora mi sta piacendo, ragazzi. Siamo in una situazione di merda. Occupante, fuciliere della milizia Jack Cooper, matricola 20131. Stabilizzare, somministrati 250.000 pacchi di salsifette. Attenzione, effetti collaterali temporanei, nausea, vertigini, difficoltà di coordinazione. Bene. Tanto non siamo in guerra, vai tranquilla. Oh merda. Spara, spara. Siamo vicini alla zona. Cazzo! Oh madonna mia! Oh cazzo. Ah ok. No. No. Pensavo fosse lastimosa invece. Ci ha salvati il culo. Sei messo male, Cooper, resisti. Questo potrebbe metterti KO, ma starai bene quando ti riprenderai. Lastimosa, Titan ostili in arrivo. Predatori Apex. Ricevuto, BT. Mercenari. Stai giù, Cooper. BT, andiamo. Cazzo. Minchia, che zio. No. No. Che merda. E ora? Siamo fottuti, vero?
Abbiamo 18 ore. 18 ore per sigillare l'arca e prepararla per il trasporto. L'arca? Ehi, Richter. Lascia stare quei cadaveri, pervertito. Abbiamo da fare, eh? Non ci pagano per portare via i corpi. Andiamo. Ci siamo salvati. Che cazzo è? Oh merda. Spara, spara. Se hai un'arma, usala. Ancora vivo, BT. Cioè, ancora vivo. Funziona ancora, BT. Vorrei aiutarti, ma... Ah, cazzo, ancora vivo. Betty, trasferimento autorizzazione a nuovo pilota. Collegamento... Bravo, Tango. 7274. Cooper, prendi il mio Titan. Usa il mio casco e il jump kit. Ora si fa sul serio. Abbi cura di lui. No, già morto. Siamo diventati piloti. Livello di energia critico. Come faccio ad aiutarlo? Là ce n'è una. Acquisisce una carica taita. Ritrasferiamo l'arca per cambiare l'ipoca. Abbiamo un nuovo progetto. Prima vuole non meno di... Oh. Doppio salto offline. Madonna. Spavento. Qui è il capitano Cole della terza granatieri della milizia. Tutti superbi. Stiamo spostando al trasmettitore dell'IMC con coordinate 772981. Mi ricevete? Sono il sergente Enzo della seconda fucilieri della milizia. Ricevuto, Cole. Sta portando via l'arca. Spesso in entrambi i casi. Ciò che conta è che quel coso tra le montagne vada online come programmato. Credi che sia vero quello che dicono i tecnici a riguardo? Ti sembro un dannato nerd, amico. Ma se è vero, allora la milizia passerà una pessima giornata. Capisci che intendo? C'è ancora un piano in questo settore! Le vostre miliziane nella regione. Vi troveremo. Gettate le armi e arrendetevi immediatamente. Ma va a cagare. Personale miliziano. Devo ricordarvi che siete sul pianeta Typhon. Non è un pianeta controllato dagli NPC. Ma ci sono molte creature selvatiche all'esterno delle nostre installazioni. E non siamo in grado di controllarle. E qui garantiremo la vostra sicurezza come prigionieri di guerra. Siete stati tanto coraggiosi da unirvi a chi voleva proteggere la libertà della frontiera.
che cazzo. Prendi uno scroppo che l'IMC potrebbe rimergere. Ed è quello che hai intenzione di fare. Oh, l'hanno trovata. Presa ed è mia. Voi tutti siete qui perché volevate far parte di qualcosa di importante. Minchia, sti animali di merda. Titan classe Vanguard. Questi sono rari, dovremmo venderlo. Col cavolo, non erano quelli gli ordini di Titan. Guarda nemico, datevi da fare! Oh! Energia bassa, non sufficiente. Aspetta. Energia a due terzi, nucleo reinizializzato, sistemi visivi attivi. Dai che ce la fai, cucciolone. Regolo lo zoom. Stai bene, pilota? Credo di sì. Aspetta, mi hai chiamato pilota? Sì. Il defunto capitano Lastimosa ti ha conferito il rango di pilota provvisorio. Congratulazioni per la promozione. Puoi chiamarmi Bitty. Bitty. Capito. Sto riavviando i miei sistemi. Una terza batteria accelererebbe la procedura. Io resto qui. Non dai, cerca un'altra batteria. Oh porca troia. Di là. Finché sarò fermo ti aiuterò attraverso la radio del casco, se possibile. Va bene. A tutto il personale della milizia. L'IMC concederà un passaggio sicuro per il penitenziario di Angel City a chiunque si arrenda. Sarebbe meglio convincervi subito alle squadre di ricerca dell'IMC. Pilota, ti sconsiglio di consegnarti all'IMC. L'analisi vocale indica che stanno mentendo. Ma va? Tranquillo, Betty, non vado da nessuna parte. Ho capito, ma ti consiglio di muoverti. Le squadre di soccorso dell'IMC sono vicine. Intendo non ti lascio. È un requisito comune per i piloti sapersi muovere anche in mancanza del Titan collegato. Ho sentito che era dell'IMC, ora è capo di pilota avvistato! Minchia ragazzi! Pilota, sono già dei piloti provetti. Sistemi di mappatura. L'agguato della nona flotta della milizia ci ha mandato molto lontano dalla nostra destinazione originale. Siamo in territorio ostile. Fa attenzione, non possiamo restare qui a lungo. Dici che possiamo ancora uscirne vivi, BT? Non abbiamo altra scelta. Dovremo adattarci e improvvisare per sopravvivere. Per quanto hai lavorato con Lastimosa? Il capitano Lastimosa si è collegato 973 giorni fa. Sopravvissuti della milizia. Vi troveremo. Di qualunque relazione io abbia mai avuto. Ricevuto. Abbiamo squadre di ricerca dell'IMC. Resisterete alla cattura, sarete dichiarati fuori legge. Non avremo altra scelta se non quella di ucciderci. Non ci nasconderemo ad aspettare che vengano presi. Vi affronteremo. BT, chi è che parla? Lei è il comandante del Corpo Marauder, una sezione della squadra di ricognizione speciale della milizia del TSRS. Il suo nome è Sarah Briggs. E te, qualche sopravvissuto? Ah, lì. No. Le scansioni non rilevano segni vitali all'interno dell'MCS James McCallan, ma il 90% delle scialuppe è stato espulso. C'è ancora speranza. Balla, balla. Si deve rifare alla frontiera.
gioco la nostra libertà. Andiamo, andiamo. Combattiamo qui, perché insieme siamo più forti. Eccola qua. Bella batteria per il nostro Titan. Fate il secondo casco pilota. Pilota, posizione compromessa. Arrivo. Coprimi. Quelli sono ricognitori degli MC. Vai. I rinforzi nemici sono in arrivo. Ci muoviamo. Il collegamento neurale. Monta l'ultima batteria. Energia a piena potenza. Pilota, per procedere dobbiamo stabilire un collegamento neurale. Entra quando sei pronto. Sono pronto. Dai! È figo, dai! Protocollo 1, unirsi al pilota. Collegamento neurale. Collegamento neurale stabilito. Fuciliere Jack Cooper, ora sei il pilota provvisorio di BT-7274. Protocollo 2. Okay. Proseguire la missione. Abbiamo l'ordine di riprendere l'operazione speciale 217. Incontrare il maggiore Anderson dell'SRS. Rilevo forze nemiche in arrivo. Stanno sparando. Proteggere il pilota. Ripristino i sistemi critici. Per ultima cosa, proteggere il pilota. Scudo vortice attivo. Lo scudo vortice cattura i proiettili e i missili in arrivo. Rilascia il comando per lanciare gli oggetti catturati contro il nemico. Bene. Funziona. Pilota, Titanfall nemico rilevato. Preparati, dovremmo combattere per metterci in salvo. Bene, uccidiamo qualche cattivo. Un atteggiamento positivo non può che migliorare la situazione. Atterrato lì dietro. BT-7274. Mi sparano. Niente male, pilota. Preso. Preso. Pezzo di merda. Ben fatto, pilota. La nostra efficacia offensiva è aumentata. Pilota, altre squadre di soccorso IMC in arrivo. La nostra unica possibilità di sopravvivenza è proseguire la missione e incontrare il maggiore Anderson. E dov'è che devo andare? Saremo soli. Guarda il tuo HUD. Di là. Dobbiamo muoverci in fretta. Pilota, l'IMC continuerà a cercarci. L'unica speranza di sopravvivenza è raggiungere il maggiore Anderson a 60 km dalla nostra posizione. Stai sereno. Dovremo adattarci e improvvisare per sopravvivere. Ok. Beh ragazzi, allora, per questo primo video direi che abbiamo fatto tanto. Abbiamo fatto un tutorial, siamo passati da fucilieri a piloti, siamo sopravvissuti. E direi che può bastare così. Nel prossimo andremo verso questo capitano Anderson cercando sempre di sopravvivere. Spero che questo video vi sia piaciuto, un saluto a tutti e al prossimo video di Titanfall 2.